Continuiamo il nostro viaggio per la scoperta delle eccellenze di Ostia. Qua abbiamo un ragazzo proprio giovanissimo, 16 anni, Marco Guida di Ronza, che ci parlerà perché sta qui con noi. Allora, intanto è uno sportivo, abbiamo il mare, queste due combinazioni cosa fanno, Marco? Allora, io sono un windsurfista e pratico questo sport da circa 11 anni e sono cresciuto qua nel mare di Ostia e quest'ultimo anno lo sto facendo invece su al lago di Garda. Anni, quindi eri in fascia proprio. Sì, ho iniziato da molto piccolo, seguendo le orme di mio fratello e sin da subito mi è piaciuto molto, allora ho deciso di continuare questo percorso. Ma quindi quando eri piccolo piccolo, il windsurf era più piccolino. Sì, sono delle misure diciamo più abbordabili per i bambini, quindi ho iniziato con quelle. Ma Marco, in realtà io so che molto prima ancora tu stavi già in acqua, perché papà qualcosa mi ha detto. Dimmi un po' questa storia. Allora, diciamo che papà aveva un catamarano, quindi sin da piccolini ha portato sia me che mio fratello subito sul catamarano. E io, diciamo, ho iniziato a gattonare sul catamarano ancora prima di camminare. E quindi magari anche questo ha Eh beh, influenzato direi, il no? mio Perché futuro, insomma, a parte ecco. ci vuole un bel coraggio portare un bimbo così piccolo, però questo ti dà un rapporto enorme con il mare, quindi già dall'inizio. Sì, cioè, diciamo io la chiamo fiducia reciproca, ecco, con il mare, quindi io mi fido di lui e lui mi dà sempre quello che io voglio, ecco. Questa è bella questa cosa. Tu ovviamente non ti ricordi nulla di quel periodo perché eri troppo No, piccolo. diciamo mi ricordo molto poco, ecco, quindi vivo di ricordi di papà e di mamma, E ecco. delle foto anche. Esatto. Senti, in questo momento cosa sei dal punto di vista di campione? Allora, in questo momento si è concluso circa 2 settimane fa il campionato europeo e classe under 19 e mi sono piazzato secondo. È stato molto difficile comunque sia dal punto di vista tecnico che psicologico, però ci abbiamo messa tutta e siamo riusciti a prendere questo risultato. E quali sono i tuoi prossimi obiettivi, visto che insomma fa parte anche degli sport olimpionici questo tuo sport? Certamente, allora abbiamo un altro campionato europeo a luglio e invece abbiamo l'altro mondiale a Quiberon in Francia e a fine luglio, quindi luglio è pieno di gare e pieno di obiettivi. Senti, ma come ci si prepara a questi eventi così grandi? Allora, e soprattutto si va tanto in palestra, tanta parte a secco e ovviamente anche tanto ore in acqua. Diciamo, la dedizione a questo sport è molta, però i risultati arrivano dopo tanto sforzo, Quando ecco. parli di palestra, che esercizi quindi devi fare? Visto che comunque una delle cose più grandi è sollevare, no, la vela e mantenerla in equilibrio, immagino. Certamente, sono sia esercizi di ipertrofia, quindi per mettere su massa, che esercizi invece ad alti regimi, quindi per mantenere il cuore allenato e mantenere un buon andamento per tutto il campionato. Ma oggi che vento c'è, Marco? Oggi diciamo che è un po' leggerino per il momento, però sembra un libeccio che è il vento che viene dritto da mare e solitamente porta un po' di onda, però ben venga l'onda, almeno ci divertiamo un pochino. Effetto questa domanda perché un windsurfista come te deve conoscere, credo, proprio perfettamente tutta la situazione temporale, no? Certamente, diciamo, anche questo fa parte della preparazione, ovviamente un pochino in minima parte, però è sempre importante anche questo E questo come ci fattore, si prepara alla conoscenza del mare, del vento? Solo con la pratica? ecco. Sì, principalmente solo con la pratica, poi magari se è un posto che si conosce abbastanza, si sa magari la costa come è strutturata, allora si può decidere con l'allenatore, in base alla direzione del vento, anche la tattica da utilizzare durante la gara. Ostia, da questo punto di vista, com'è come terreno di allenamento? Ma diciamo Ostia è abbastanza monotona, ecco, sono 4 eventi principali, però diciamo le gare sono sempre tutte strutturate allo stesso modo, si fa sempre il primo tratto verso riva e poi si va verso la boa, Ed è ecco. per questo che poi ti sei trasferito su al nord, perché è più varia la situazione. Sì, diciamo che è un po' più varia, ma soprattutto le condizioni meteo marine sono
un po' più diverse e sono più complete, ecco. Qua c'è sempre vento molto leggero, mentre su vento leggero, vento forte. E quindi una delle caratteristiche, mi sembra aver capito, che lì anche se c'è vento forte il mare comunque è praticabile per sì, sì, quince, perché no? Diciamo lì è il lago di Garda, quindi essendo un lago alla fine l'onda non c'è e non è fastidiosa, ecco. Mentre invece al mare magari può capitare una situazione in cui c'è il mare grosso sotto riva e allora non si riesce a... Però le gare sono sempre a mare normalmente? Le gare dipende, possono essere sia i laghi che nei mari, ovviamente, o anche in oceano se c'è la possibilità, ecco. Senti, allora quindi il tuo rapporto con l'acqua, sia che sia dolce e salata, com'è? No, vabbè, l'acqua, diciamo, è la vita per me, ecco. E appunto, come ho detto prima, sin da piccolo ci sono stato subito a contatto e ora non ne posso fare a meno, ecco. Senti, ma tuo fratello pure è un campione, quindi. O adesso fratello, è diventato un allenatore? Diciamo... Ha avuto i suoi risultati anche lui, però adesso sta dall'altro lato, quindi ora lui allena. Senti, diciamo che tu sei un alunno della scuola dove io lavoro, quindi l'Enriquez, tutto quello che ci hai detto, no? Come, diciamo, fa coppia con la scuola? Tu sei un PFP, quindi un piano formativo personalizzato, il che significa che hai tante possibilità, perché la scuola questo lo permette, no? Ma in tutto questo come si inserisce per te la scuola? Allora, io, diciamo, la scuola la frequento coordinatamente e il weekend sono su al Garda ad allenarmi, quindi scuola quando magari il pomeriggio subito dopo scuola arrivo a casa, pranzo e mi metto subito a studiare. Diciamo, i tempi sono molto stretti, però ci inseriamo sempre un po' di studio. Perché normalmente voi atleti siete molto organizzati in questo, no? Sì, sì, questo diciamo che è la base, essere organizzati, perché... Diciamo, sono cresciuto che o studiavo o non facevo niente, quindi ho sempre dovuto studiare e poi, come diciamo, premio avevo la possibilità di andarmi ad allenare, ecco. Senti, quindi in questo come si inserisce la tua giornata tipo? Nel senso, quando tu sei libero dagli altri impegni come la scuola, la sveglia? No, la sveglia è sempre la mattina presto e si va subito al mare, poi se c'è la condizione di uscire si esce, se no un bagnetto e si sta con gli amici. Ecco. Questo in estate, invece quando stai sotto campionati non è così rilassato. Ma diciamo che sotto campionati quando non c'è la scuola sveglia presto, si va in palestra, poi si torna a casa, si pranza e si fa un'altra sessione in palestra o se c'è la possibilità si va in acqua e poi si segue così dieta ferrea e palestra, ecco. Dieta ferrea in che consiste? Racconta, Marco. È una dieta, diciamo, ben strutturata. Rapporto calorico giornaliero sono circa sulle 2000 calorie, quindi diciamo devo mangiare abbastanza, ecco, sei pasta al giorno e si va così. E quindi devi mettere massa, ma non devi troppo... Mettere massa, ma diciamo senza massa grassa, ecco, solo massa muscolare. Non c'è una categoria di peso comunque all'interno di questo sport? No, categoria di peso non ce n'è, però diciamo che magari troppo leggerino col vento un po' più forte ti penalizza, ma troppo pesante col vento leggero comunque ti penalizza, quindi devi trovare la via di mezzo giusta, ecco. Senti Marco, come vedi il tuo futuro in quest'ambito? Allora, il mio futuro ovviamente, vabbè, è puntare alle Olimpiadi e questo penso sia il sogno un po' di tutti i ragazzi che fanno questo sport o qualsiasi sport comunque. E io adesso, diciamo, cercherò quest'anno, tra quest'anno e l'anno prossimo, di coronare il mio sogno e magari riuscire a entrare in qualche gruppo sportivo anche, diciamo, con questi titoli che ho appena guadagnato e magari altri in futuro. Senti, però tu non fai solo windsurf, ti diletti in tanti altri sport. No, certamente, diciamo che tutti gli sport, a me piacciono tutti gli sport, ecco. E che siano d'acqua e di sabbia ancora di più. Basta che stia al mare. Sì, sì, comunque... basta che si sta al mare o all'aria aperta, ecco. Senti, ma c'è la fidanzata? No, questa non è ancora... Troppo tempo dedicato. Questo diciamo che un po' penalizza sotto questo ambito, però... Nel senso che ce l'hai amici, però dici, riesci sì, a dedicarci... diciamo anche gli amici, diciamo, un po' distaccati, però purtroppo è questo che fa lo sport. Ecco, diciamo, bisogna fare delle scelte. Gli amici che ho sono bei amici, quindi anche loro mi stanno tanto appresso, ecco. Senti, ma tornando indietro lo rifaresti, immagino. Certamente, altre 100 volte. Senti, il naso rosso tipico dei surfisti e windsurfisti c'è sempre. Certo, anche un po' spelacchiato, adesso non è ancora periodo, però tra un po' si spellerà. Anche il capello che si schiarisce d'estate. Il capello sì, diventerà biondissimo e diventerà molto scuro, ecco. Ecco.
Senti, qual è la cosa che ti piace di più, la tua passione? Ma diciamo, oltre alla vela, mi piace molto andare in moto, ecco. Ah. Sarebbe uno sport che mi sarebbe sempre piaciuto fare, però ovviamente qui a Ostia è un po' difficilotto praticarlo. Hai già la tua moto? Sì, ho già la mia moto e ho 25. Mi ci diverto con gli amici la sera, al pomeriggio, in giro per Ostia, ecco. Senti, una domanda un po' di parte. Quando stai su, ti manca Ostia o no? Ma certamente, diciamo, Ostia mi manca un po' per tutti i legami effettivi, sia magari amici e parenti, ma anche comunque il mare, perché sono cresciuto qui, continuo a vivere qui, quindi ovvio c'è sempre quel legame affettivo che non si andrà via mai. Perché pensi che comunque il tuo destino sarà altrove? Ma io spero comunque magari un giorno di potermi trasferire in qualche posto esotico o magari anche al Garda, diciamo, va bene, ecco. Quindi il mio augurio è che questa intervista fra qualche anno non sia altro che un ricordo di quello che poi diventa un campione olimpico, chissà. Com'è, speriamo, la competizione, speriamo, in quest'ambito? I paesi più forti chi sono? Ah, ci sta l'Israele che è molto forte, la Francia, la Grecia e anche l'Italia, devo dire che si difende bene. E allora in bocca al lupo. Crepi. Vuoi dire qualcosa in più, qualcosa a tutti? Ah, bisogna crederci sempre in quello che si fa e metterci tanta passione, ecco. Ma questo, quando uno fa questo sport o altri sport, credo che sia il minimo, no? Eh sì, è il minimo indispensabile, poi la dedizione è tutto, ecco. Ecco, infatti. Grazie mille. Grazie.